Ciao a tutti! Oggi un video molto particolare, spero che vi piaccia, mi sono lanciato in questa impresa, un'idea che mi è nata sistemando la mia collezione di profumi che vi ho mostrato in uno scorso video e a cui sono aggiunte due new entry ed entrambe sono spettacolari, sono dei profumi che mi hanno veramente tanto sorpreso, quindi so che il tema dei profumi è meno seguito qui sul canale, però essendo una mia passione a me piace parlarvene, ve ne parlo naturalmente da amatore, non da esperto, non sono qua a raccontarvi di note famiglie olfattive eccetera, cerco di parlarvene suscitando emozioni e raccontandovi dal mio punto di vista di che cosa sanno, però ho deciso di unire effettivamente i profumi, le fragranze alla lettura, quindi con queste fragranze a che tipo di lettore lo associo, diciamo, e a cui posso consigliare un libro. Se vi piace potrebbe anche diventare una mini rubrica, chi lo sa. In ogni caso ho selezionato 5 profumi della mia collezione, 2 nuovi appunto e 3 invece che reputo comunque estremamente interessanti e con un carattere bello deciso. Ci tengo a precisare che secondo me i profumi non hanno genere. Quando vi dico più maschile o più femminile, ve lo dico per il tipo di note che ci sono. Tendenzialmente quelle femminili sono un po' più dolci, quelle maschile più legnose, cuoiate. Però sappiate che l'importante è trovare il profumo che ci sta bene addosso. Io stesso indosso tranquillamente fragranze femminili, se le ritengo mie. Quindi detto ciò, io inizierei subito. E partirei da un profumo di cui vi ho parlato poco, ma in realtà amo molto, ed è un profumo che viene targettizzato a un pubblico femminile, ma che io amo alla follia. È un profumo che trovo molto interessante, sto parlando di Samsara di Guerlain. Allora, è un profumo che tra l'altro, come vedrete, ho già quasi finito. È vero che è un 30 ml, sì. Sì, no, un 50 ml, vedete che me ne è rimasto veramente poco. Allora, questo profumo è un viaggio in Oriente, molto passionale, dolce. Sarei molto curioso di sentire un'altra fragranza iconica di Guerlain, che è Shalimar, che viene spesso descritto come un profumo da vecchia zia, denso, cupo, e mi ispira molto da questa descrizione, devo essere sincero, sogno di provarlo. E Samsara invece diciamo che è sempre un profumo dai sentori vintage, sicuramente con un'anima sensuale, passionale, che è anche una larga, dà l'idea di essere il profumo di una viaggiatrice, di un viaggiatore con tante esperienze sulle proprie spalle, però con un animo dolce, diciamo. Infatti io lo sento molto vanigliato questo profumo, ma è forte, lascia una scia molto forte. Io tendo a usarne in piccolissime dosi, però mi piace troppo, è un profumo che su di me crea veramente dipendenza. E a questo proposito io ho scelto di associarci, diciamo, un lettore che secondo me ama i libri passionali, quindi magari anche libri d'amore, libri intensi, senza rinunciare però all'eleganza, alla raffinatezza. Secondo me un libro che è in grado di unire l'eros, diciamo la sensualità, all'eleganza, alla raffinatezza è assolutamente questo, in particolar modo questa scrittrice. Il Delta di Venere di Anaïs Nin, che è una raccolta di racconti passata alla storia, scritta negli anni 30, se non mi ricordo, no, negli anni 40, nel 1940, ma diventata un testo di culto soprattutto negli anni 60, durante la rivoluzione sessuale. C'è stata una scoperta di questa quest'opera, che è una raccolta di racconti zozzetti, perché Anaïs Nin fu ingaggiata dopo il rifiuto di Henry Miller a scrivere su commissione dei racconti furbetti per un misterioso committente. E diciamo che questa sfida ha posto ad Anaïs Nin come autrice la possibilità di indagare le sfaccettature dell'eros
sia quello che lei sentiva di voler esplorare dal punto di vista di desiderio, ma anche quello che magari le faceva paura. In questo caso è una sfida vera e propria, un'esplorazione totale del piacere, anche che va in luoghi oscuri. Diciamo che è un libro forte, è un libro i cui racconti vanno letti con la giusta lentezza, non tutti di botto, secondo me, e dove la scrittura in particolar modo è pura raffinatezza, anche nel parlare di cose abbastanza crude, per i fini lussuriosi, in realtà è proprio la lirica che rende raffinata questa esaltazione dell'eros, anche quando si viaggia su binari più oscuri, è molto poetico, passionale, l'unione, se vogliamo, di un yin e di uno yang, di sacro e profano, e io lo trovo veramente molto affascinante come libro in sé, e ce lo vedo bene, ci vedo bene anche un che di orientaleggiante, di lontano, anche di antico in un certo senso, unito però a una certa sensualità, a un certo erotismo che mi evoca appunto Samsara, quindi ce lo trovo abbastanza bene, diciamo. Proseguirei da un profumo, uno delle new entry, che mi ha seriamente sorpreso. Diciamo che io ho approfittato di un buono regalo che ho ottenuto per il mio compleanno e poiché volevo provare da tantissimo un profumo di questo brand, diciamo che ho fatto un blind buy senza spendere e ho voluto fare il blind buy nonostante non fosse consigliato fare il blind buy perché è un profumo molto difficile da portare. E dire che io me ne sono innamorato del primo spruzzo, è il profumo che indosso ora, e io capisco perché molti lo trovino difficile da indossare, perché è un profumo con colpi di scena. Adesso cerco di spiegarvelo meglio. È Rien di Etat Libre d'Orange. Questa casa di profumi io l'amo, la follia, sono dei pazzi totali. Avevano fatto anche quel profumo, a parte le boccette che io amo, avevano fatto anche quel profumo passato la storia che è Secrétion Magnifique, che doveva emulare effettivamente l'odore di certe secrezioni poco gradevoli del nostro corpo. In questo caso abbiamo un profumo che secondo me è molto interessante e probabilmente sì, ci vuole tanto carattere per indossarlo, ma io ne sono completamente assuefatto, e soprattutto è un profumo con tanti colpi di scena. Ci sono dei profumi che diciamo sono monolitici, cioè quando li indossi hai le note d'apertura, ma poi la fragranza si trasforma e rimane più o meno sullo stesso piano. Ecco, Rian cambia completamente tra le note d'apertura, i primi spruzzi, il cosiddetto mid drown, dry, ovvero quando la fragranza si stabilizza, fino al dry down, fino agli ultimi momenti in cui sopravvive sulla nostra pelle, cambia costantemente. Allora, appena lo indossate, lo spruzzate, venite proprio invasi da questa violentissima nota di incenso, però è un incenso che viene, diciamo che vive in connubio secondo me con molte spezie e dove c'è comunque qualcosa di fiorito ma è più sottotono, almeno per quanto mi riguarda dal punto di vista di esperienza personale, che può ricordare lo stesso odore dell'incenso che si sente in quelle bancarelle degli sciamani. Avete presente le bancarelle un po' etniche dei mercati, quel tipo di incenso, non un incenso liturgico, non un incenso cupo, un incenso anche cheap, nel modo carino del termine però, che rimanda subito magari a quel tipo di mercatini, sì, rimanda proprio a quello, all'inizio. Poi, pian piano, diciamo che si sente proprio per questo una fortissima nota di incenso, ma allo stesso tempo sentite anche un retrogusto un po' affumicato, che nonostante tutto è molto piacevole, secondo me. All'inizio è violento, ma fidatevi che quando si trasforma la fragranza, dopo un'ora, due ore che ce l'avete su, è una cosa totalmente diversa, è comunque molto persistente, molto forte e assume questo bellissimo equilibrio dove l'incenso è sempre presente, ma sente queste note speziate, dolci anche in un certo senso, fino ad arrivare a questi ultimi momenti in cui il profumo diventa molto più delicato, morbido. È un profumo che veramente mi ha sorpreso a livello di colpi di scena.
Quindi qua io ci associo un lettore che vuole essere sorpreso, un lettore che ama effettivamente essere portato scombussolato dalle sue letture, e qui io consiglio un libro veramente scoppiettante, in grado di unire umorismo, perché comunque i profumi di Etat Libre d'Orange io li trovo anche molto divertenti, ironici, beffardi, anche banalmente dai nomi che danno alle loro fragranze, e allo stesso tempo, quindi ironia, spy story, thriller, grottesco, c'è di tutto, e io ci associo un libro che vi sto già consigliando tantissimo, ma dovete leggerlo, ed è Vita in vendita di Yukio Mishima. È un inedito dell'autore giapponese, che in Giappone venne pubblicato nel 68 a puntate su Playboy Japan, quindi immaginatevi un Mishima totalmente diverso rispetto a quello per cui è conosciuto, ovvero questi romanzi estremamente densi, politici, anche decadenti in certo senso, sanguigni. Qua abbiamo un Mishima che si diverte alla grande. Si parte con la storia di questo copywriter di successo, un ragazzo di 27 anni, che improvvisamente viene colto dall'idea di volersi togliere la vita. Non ce la fa e quindi decide di mettere un annuncio su un giornale in cui i potenziali acquirenti possono fare ciò che vogliono con la sua vita. Mette in vendita la propria vita, e anche Manila vuole dire sempre la sua con grande esuberanza. Abituateci ormai, abituatevi ormai alle sue, ai suoi miagoli sbarazzini. Ecco, è un libro che, fidatevi, è pieno di colpi di scena, soprattutto nel modo in cui il personaggio protagonista si ritroverà ad affrontare i suoi acquirenti, gente realmente bizzarra. Abbiamo ad esempio chi lo ingaggia per crimini d'amore, chi lo ingaggia invece per essere cavia di un esperimento governativo, chi invece vuole testare ad esempio la capacità di alcuni coleotteri di ipnotizzare la gente, e lui incredibilmente sembra sempre farcela. Nonostante sia stufo di vivere, più il romanzo va avanti più si svela quanto in realtà questa vita a lui si è attaccato. È un romanzo veramente scoppiettante, divertente, è in cima alla lista dei libri più belli che ho letto quest'anno. Passiamo ora invece a un profumo che già conoscete, perché ve ne ho parlato tanto ed è stato il mio autoregalo quando ho pubblicato il mio libro. È un profumo di nicchia, di una casa di produzione che purtroppo secondo me non è molto nota, meriterebbero più attenzione, e sono i Min New York, questi profumi dalla boccetta nerissima, e è splendida, vengono presentati in questa confezione, fantastici. Questo è il Moon Dust. Il Moon Dust si basa sulle interviste con alcuni astronauti su che cosa dovrebbe odorare lo spazio, e in un certo senso questo profumo cerca di evocare l'odore dello spazio. Diciamo che ha un'apertura, io adoro questo profumo, però essendo abbastanza costosetto è stato un regalo speciale, io lo indosso solo in occasioni speciali, anche per il fatto che i profumi sono numerati, cioè sono limitati. Credo che quando un profumo ha successo comunque lo rieditino costantemente in serie da mille, però ecco, io me lo tengo stretto, lo uso poco, lo uso nelle occasioni speciali, quando lo uso ne rimango innamorato sempre. È un profumo che si apre molto freddo, infatti ci sono il muschio, muschio nero, semi di carota, che danno questo tono molto freddo alla fragranza, e poi c'è questa fortissima nota di polvere da sparo. Infatti lo spazio pare che sappia un po' di bruciato, non lo sappiamo, lo sappiamo solamente dagli astronauti che hanno avuto modo di andarci effettivamente, e nonostante io non sia stato ovviamente mai nello spazio, odorare questo profumo mi evoca quello che immagino possa essere lo spazio, un luogo molto freddo, sconfinato, che sa un po' di bruciato, ma un bruciato molto elegante, raffinato, dark. È un profumo sospeso nel tempo. Io non ho mai odorato qualcosa del genere e io lo amo tantissimo. Ed è secondo me una fragranza dark che si adatta bene al tipo di lettore che ama leggere, secondo me, fantascienza, comunque perché parliamo di spazio, però quella fantascienza un po' dark, un po' weird, non il classico Asimov per dire, ma più letture della new weird fantascientifica, un po' di Ballard, oppure ancora Van der Meer, quel tipo di autori. E un libro che associo bene a quello che questo profumo mi evoca è assolutamente Amatka. Amatka è il romanzo di una scrittrice svedese, Karin Tidbeck,
che racconta questa storia di fantascienza bizzarra dove viviamo in un mondo sospeso nel tempo, oscuro, me lo immagino anche molto freddo, in cui non esistono più le cose come le conosciamo, non esiste più la materia come la conosciamo, c'è solo un unico tipo di materia, questa sorta di blob, che però può trasformarsi in qualunque cosa attraverso il controllo del linguaggio. Se noi prendiamo, ad esempio, vogliamo una matita, ok? Se prendiamo questo blob e diciamo, pensiamo costantemente di avere in mano una matita, questo blob diventa una matita. È un'idea molto originale, soprattutto perché il libro si basa sull'esplorazione della forza del linguaggio come arma di potere, e mantenendo sempre questa atmosfera sospesa nel tempo che io trovo molto affascinante. Quindi, carissimo lettore, che ami la fantascienza weird, un po' creepy, un po' appunto sospesa, io ti consiglio assolutamente sia Matka che spruzzarti un po' di Moondust di Mean New York. Proseguiamo con un'altra new entry, la seconda, il secondo profumo, anche questo è un profumo che mi ha molto sorpreso, perché è un altro profumo in cui l'evoluzione della fragranza si sente tanto e si trasforma in modo veramente sorprendente, un po' come Rihanna di del libro d'Orange. Il profumo in questione non me lo potevo assolutamente lasciare scappare, soprattutto dopo che ho conosciuto, diciamo, il background dietro a questa fragranza, con una boccetta meravigliosa. Ve la faccio vedere, tra l'altro, oltre alla scatola bellissima, anche la boccetta è una cosa divina. È 1979 New Wave, è una fragranza di Le Bain Guerbois. E io mi sono subito accaparrato questa fragranza quando ho scoperto che l'ispirazione alla base sono i Joy Division. Quando i Joy Division nel 79 suonarono il loro concerto, Les Bains Douches, l'idea è proprio di evocare questa atmosfera un po' fumosa, fresca, giovane, anche un po' gotica per certi versi, e io subito mi sono lanciato, ho detto: cos'è questa meraviglia? E ovviamente me ne sono innamorato. È una fragranza molto particolare, che si apre con una menta molto forte, però stemperata con altre note che secondo me la rendono molto interessante. Non è una menta chimica, è una menta fresca, e è sorprendente perché ti dà proprio questa sensazione di fresco, fresco con carattere grintoso, dove comunque si percepisce questo ambiente fumoso. Questo ambiente scuro, quindi non è un profumo pesante, è un profumo molto leggero, ma veramente ti evoca l'idea di quelle sale, quei locali underground dove suonano le band agli esordi, o queste band post-punk. Cioè, l'immagine che evoca la rimanda assolutamente, e soprattutto dopo un po' di ore, adesso mi sto annusando Rihanna, ma quando lo metto mi accorgo che dopo un po' di ore che ce l'ho su, il profumo si trasforma, la menta si ammorbidisce ed emerge questo bellissimo equilibrio che mi rimanda tantissimo. Non vi saprei dire da che nota è, che nota rende possibile questa magia, ma vi dico che l'immagine che mi emana, quell'equilibrio che si crea con il dry down, se vogliamo, è l'odore che hanno non i vinili, non il disco proprio, ma la carta che avvolge il vinile, tipo dove, sì, dai, avete capito, dove c'erano nei vecchi vinili degli anni 80 i testi stampati, il disco era dentro e lo mettevi sul piatto, ok? Mi ricorda quella carta lì, quella carta da vinile. E per un profumo ispirato alla musica post-punk dei Joy Division, azzeccato. E il libro che... Ah, innanzitutto, il tipo di lettore che ci associo è un lettore che secondo me è abbastanza grintoso. È un lettore che ama anche avere un tocco, secondo me, enciclopedico, che magari si appassiona a qualche argomento e ci va a fondo e si legge il libro per sanare i propri...
i propri dubbi, la propria curiosità. Secondo me è un lettore curioso, un lettore che però ama tantissimo l'arte in generale, è giovane, me lo immagino anche che fa un lavoro artistico, degli studi artistici, e soprattutto è appassionato di musica, magari colleziona vinili, magari si veste di nero, non lo so, ce lo vedo bene anche che va in un locale al sabato sera, però non mai locali grandi, mai discoteche, questi locali anche di provincia, dove suona magari una band un po' sgarruppata che suona anche male magari, ma dove si serve birra, c'è questo fumo che si sente nell'aria, non sempre odori gradevoli, però non lo so, sto viaggiando troppo con la fantasia. Ecco, secondo me è un lettore un po' artistico, che ama la musica, ha tanti interessi, magari disegna pure, chi lo sa. Il libro che ci associo è assolutamente post-punk. Ah beh, banale, però questa è la Bibbia del post-punk, è un libro di Simon Reynolds, che è un critico musicale che realizza questi viaggi all'interno proprio dei generi, e post-punk diciamo che insieme a Energy Flash, che invece è concentrato sulla musica rave e sulla cultura rave, questo invece è un viaggio all'interno del post-punk, dai Joy Division, ma non solo, anche i Talking Heads, i Bauhaus, eccetera eccetera, proprio un viaggio sulle sfumature del post-punk dal 78 all'84, un genere entusiasmante che tra l'altro è il mio preferito, nonostante il vero post-punk sia durato poco, perché poi ha avuto diversi revival, ma quello d'origine sia durato poco, guardate che malloppone, c'è tanto da dire insomma. E io, se amate i saggi musicali, Simon Reynolds è assolutamente una tappa obbligatoria. L'ultimo profumo invece è, diciamo, una delle mie tre signature, è uno dei profumi senza il quale non posso rimanere, infatti ho già la scorta, e sto parlando di lui, Incense Avignon totale. Io appena sento questo odore, questo profumo, mi sono innamorato. È un profumo di Comme des Garçons della linea 3, della serie 3, che evoca attraverso l'incenso, naturalmente, le cinque maggiori religioni del mondo che utilizzano l'incenso. Quindi abbiamo Incense Kyoto, che è sul buddismo, abbiamo il profumo dedicato all'induismo, il profumo dedicato alla chiesa ortodossa, all'islam. Questo invece è il profumo che evoca la chiesa cattolica. Quindi di cosa sa? Ve l'ho già raccontato altrove, perché è un profumo del cui non smetto mai di parlare e non smetto mai di indossare. È un profumo che sa di cattedrale, proprio l'incenso che viene utilizzato durante le funzioni importanti, le funzioni, diciamo, magari quelle messe lunghe di Natale, dove si usa questo incenso forte, un po' funereo però, è un profumo gotico, dark, e sa veramente di cattedrale, nonostante questo incenso, diciamo, cupo, che tra l'altro a me piace, perché quel è proprio uno degli odori che ho sempre più amato, proprio quando in chiesa veniva usato l'incensiere, io adoravo quell'incenso che proprio ti entra nelle narici, a volte è anche un po' troppo forte, ma ti evoca immagini molto forti, si crea proprio questa atmosfera io amo quell'odore, amo, e quando ho scoperto che questo profumo ricreava esattamente quell'odore lì, mi ci sono fiondato a capofitto ed è diventata una delle mie signature. Che tipo di profumo, che tipo di lettore potrebbe amare questo profumo? Secondo me è un profumo che sa di cattedrale e si adegua a chi ama i classici, a una figura che ama i classici, anche introspettivi, ci vedo bene un Dostoevsky, un Tolstoi, oppure ancora che ama i romanzi anche gotici, Dracula, Frankenstein, magari anche qualche poeta maledetto, Baudelaire, forse un po' troppo poco romantico per essere, non lo so, però ci vedo una persona che ama i grandi classici. E ama anche l'horror, ce lo vedo bene leggere romanzi gotici horror, anche abbastanza tormentati, spiazzanti. Quindi anziché associarci il Dracula, che mi era venuto in mente subito,
Io ci associo invece il più grande scrittore horror di sempre, Lovecraft. Lovecraft, cioè secondo me questo profumo Avignon si adatta perfettamente alle atmosfere di Cthulhu o dei racconti dell'orrore di Lovecraft, che hanno proprio questa idea di orrore cosmico, dove l'essere umano è microscopico di fronte all'ignoto e dove ci sono queste creature giganti, inspiegabili, che sembrano uscite dalle visioni di un pazzo, ecco, proprio quelle atmosfere lì con questo linguaggio estremamente evocativo. Veramente sanguigno, ce lo vedo benissimo. Quindi, Lovecraft, assolutamente, questa è un'edizione, diciamo, che è fuori catalogo, l'avevo trovata a libraccio, però insomma racconti di Lovecraft in generale, questo lo rendo richiamo, ed è un libro che raccoglie, diciamo, i testi, i racconti principali che vedono come protagonisti, diciamo, i mostri di Lovecraft, quindi tutti quelli del ciclo di Cthulhu. Ecco, ci sono anche alcuni dei miei racconti preferiti, come L'orrore di Dunwich, assolutamente, oppure ancora il primo, che è Dagon, bellissimo racconto, e Nyarlathotep, che è un racconto di pochissime pagine, però che mi aveva terrorizzato quando ho letto, con questo clima apocalittico allucinante. Leggete Lovecraft, assolutamente. E questo, niente, era un tentativo di raccontare 5 profumi per 5 tipi di lettore, a cui consiglio 5 libri, un po' macchinoso, troverò il modo di definire questo video. Fatemi sapere se l'idea vi è piaciuta, se qualche profumo vi ha incuriosito e se appunto qualche libro vi ha incuriosito, se vi siete trovati in questi tipi di lettori. Insomma, fatemelo sapere. Io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!